Siamo nella sala che celebra la diplomazia e i fasti del Secondo Impero. Certamente uno degli snodi del Risorgimento è rappresentato proprio qui, dove siamo in questo momento. Sullo scacchiere della storia trova posto una pedina, certamente non di primo piano, ma per molti aspetti intrigante, interessante, che proveremo ad esplorare oggi. Si tratta di Virginia Oldoini, la contessa di Castiglione, un nome che alla posterità evoca fascino, intrigo, amori e corti imperiali. Proviamo un attimo a capire con Daniela Orta, responsabile delle ricerche storiche degli archivi del museo, alle cui spalle fanno bella mostra una serie di splendide fotografie della contessa. Proviamo un attimo a capire, Daniela, chi era in realtà la contessa di Castiglione? È una domanda difficile perché grandissima parte proprio del fascino della contessa di Castiglione sta nel fatto che fu lei stessa la prima artefice del proprio mito, già in vita. E la contessa di Castiglione arriva a Torino, viene presentata a corte giovanissima all'indomani del matrimonio col conte Verasis nel 1854. Due anni dopo è al centro della corte imperiale di Napoleone III ed è amata, invidiata per la propria bellezza, per il modo stravagante che ha di muoversi, per l'abbigliamento, per la fierezza e l'insolenza con cui li esibisce. E a giudicare anche dai fiumi di inchiostro che da subito i contemporanei versano su di lei, bisogna riconoscere che seppe lasciare in pochissimo tempo un ricordo, un'immagine ben precisa di sé. Ecco, Daniela, queste fotografie che la ritraggono, abbiamo detto, veramente in tutto il suo fascino e la sua bellezza, in che occasione vennero prodotte? Queste sono delle pose fotografiche che si fece ritrarre in giovanissima età, d'altra parte appunto con le grandissime doti di attrice, il suo narcisismo pare predestinata a incontrare l'arte della fotografia, sia come autorappresentazione sia come espressione di mondanità. E sono appunto state scattate presso l'atelier Mayer & Pearson a Parigi, che catalizzava l'élite del Secondo Impero, e per tutta la vita la contessa si fece ritrarre soltanto da questi fotografi, e si tratta di pose che la ritraggono per l'appunto nel primo periodo parigino, quando è all'apogeo della notorietà e dell'amante di Napoleone III. Ecco, sono fotografie che lei fa scattare per se stessa o possiamo dire che furono inviate ad ammiratori e amanti? Ma delle 500 fotografie di cui noi abbiamo notizia, ecco, erano prevalentemente destinate ad uso personale della contessa, che con la sua eccentricità le usava poi nei modi più svariati, ricoprendone magari le pareti di casa propria e delle sue varie dimore. Soltanto un numero minimo e piccolo era destinato anche a dei doni, quindi magari destinato agli stessi artisti che l'avevano ritratta talvolta, o a uomini di stato, diplomatici, amanti, certo. Noi abbiamo notizia di tre album, uno destinato a Vittorio Emanuele II, uno alla moglie del conte Valeschi e poi quello donato a Costantino Nigra, che raccoglie proprio le pose che noi esponiamo qui al museo. Ecco, invece un personaggio non secondario delle vicende che raccontiamo in questa sala fu certamente Costantino Nigra, e Costantino Nigra subì indubitabilmente il fascino della contessa.
Beh, assolutamente come moltissimi degli uomini che hanno ruotato attorno a questa donna. Appunto, i collodi albuminati conservati nell'album Nigra furono un dono personale da parte di Virginia a Costantino e comunque il fascino e il contraccolpo anche di questo dono ci viene restituito dalle parole stesse di Nigra che scriveva: "Vi ringrazio dell'album, che è veramente magnifico. I ritratti sono lungi dal rappresentare tutta la vostra bellezza divina, ma indicano che chi ha immaginato le posa è artista nell'animo. E poi quanta effusione in quello sguardo. Dio, Dio." Ecco, questo è un piccolo, piccolissimo esempio però del contraccolpo che insomma la contessa di Castiglione generava. Ecco, Daniela, l'abbiamo detto all'inizio, le corti, gli amori, la diplomazia, per definizione sono elementi che messi assieme generano delle suggestioni senza tempo. Ecco, però proviamo, credo che sia nostro dovere farlo, proviamo laddove possibile a tracciare una linea di demarcazione tra mito e realtà. Chi fu realmente la contessa di Castiglione? E che parte giocò su questa scacchiera, ammesso che ne giocò una? E dunque, la contessa di Castiglione giunge a Parigi, alla corte di Napoleone III, preceduta dalla fama di bellissima, è da subito al centro dell'attenzione e da subito avvicina Napoleone III, ben prima dei due celebri dialoghi avuti con Cavour, il quale chiede proprio espressamente alla contessa di sedurre Napoleone III per riceverne il favore nei confronti della politica piemontese e sottrarne qualche notizia riservata. La stagione di favorita però della contessa è molto breve, si concentra soprattutto tra l'autunno del 1856 e l'inverno del 57, dopodiché il suo ruolo è ormai di secondo piano, nonostante i tentativi che lei fa per ritornare in auge. Quindi, dal punto di vista politico, nonostante le tantissime illazioni che si sono state fatte sia dai contemporanei e proseguono oggi e quindi continuano ad alimentarne il mito, la contessa non ha avuto un ruolo politico di rilievo nelle vicende del tempo.